Ciao ragazze, oggi sono in compagnia di Milù perché vorremmo registrare questo video che è stato richiestissimo su Instagram ed è un video che tratta un argomento scottante in questo periodo, ovvero rullo di tamburi, i saldi. Come sapete, domani iniziano ufficialmente i saldi, in alcune regioni sono già iniziati e tantissime ragazze su Instagram mi hanno chiesto di realizzare un video nel quale appunto condividevo con voi, diciamo, le strategie, i trucchetti che utilizzo per fare shopping senza impazzire, senza stressarmi, portandomi a casa dei capi interessanti e facendo degli affari. Negli anni diciamo che ho affinato un po' le tecniche e quindi oggi condividerò con voi 5 consigli. Non sono niente di scientifico, chiaramente sono 5 consigli che io mi sento di condividere con voi come condividerei con delle amiche e che sono dettati dalla mia esperienza personale, che però mi aiutano durante il periodo dei saldi appunto a portarmi a casa dei capi carini con dei prezzi che sono comunque convenienti, a evitare code chilometriche, perché lo saprete di sicuro, nel periodo dei saldi veramente la gente impazzisce completamente. E sono 5 consigli che sono più indicati ovviamente per quanto riguarda i negozi low cost. Dico questo perché chiunque sia andato da Zara nel primo giorno di saldi sa che praticamente Zara si trasforma in una specie di giungla nella quale ci sono dei mucchi di vestiti e delle esplosioni di vestiti ovunque. E può diventare davvero molto complicato riuscire a fare shopping perché soprattutto nelle ore di punta diventa impraticabile e anche provare i capi diventa veramente una mission impossible perché poi sapete che soprattutto nel periodo dei saldi viene imposto il limite degli 8 capi, quindi bisogna anche essere un pochino oculati nelle scelte e arrivare ai camerini già con un'idea di base su che cosa si vuole provare, su cosa potrebbe essere utile acquistare o su cosa assolutamente è meglio non provare. Quindi bando alle ciance, parto subito con la condivisione di questi miei 5 consigli. Il consiglio numero 1 è cercate di farvi una lista di cose che vorreste acquistare. Il problema qual è? Che soprattutto quando ci rechiamo nei negozi low cost, lo saprete, sono esposte queste file, file, file interminabili di capi in sconto. Sono divisi per tipologia di capo, quindi i blazer da una parte, i pantaloni da un'altra, le gonne dall'altra, eccetera, eccetera. Però il rischio di cadere in tentazione di acquistare un sacco di cose che poi magari non ci servono è altissimo. Ecco perché il mio consiglio è questo: cercate mentalmente nei giorni prima di dare una sbirciatina ai siti online dei brand che vi interessano e farvi un pochino un'idea dei capi che vorreste portarvi a casa. Quasi sicuramente l'intera collezione va in saldo, magari qualcosa a prezzi più bassi, qualcosa a prezzi più alti. Però fatevi un'idea, quindi se ad esempio sapete che nel vostro guardaroba manca un blazer tartan che proprio vorreste, date già un'occhiata se c'è un modello in particolare che vi interessa e fate appunto un pochino mente locale su quali sono i capi che vorreste portarvi a casa. Questo vi aiuterà sia per fare uno shopping mirato, ma anche per risparmiare, perché veramente il rischio di entrare da Zara o sul sito di www.zara.com piuttosto che H&M, Stradivarius, Pull&Bear, qualsiasi sia il vostro sito preferito, ASOS, e acquistare di tutto perché vi viene proposto di tutto, magari a prezzi scontatissimi, è altissimo. E molto spesso sento ragazze che mi dicono: sono uscita per fare shopping con i saldi, alla fine ho comprato un sacco di cose che non mi servivano, ma che in quel momento mi facevano gola, e tutto ciò che invece mi ero riproposta di acquistare non l'ho trovato. Quindi questo è il primo consiglio. Sembra una banalità, ma davvero non lo è. Il secondo consiglio è un consiglio strategico e riguarda principalmente il come fare shopping. Quindi questo si divide, diciamo, in due parti. La prima cosa che io vi consiglio è se ne avete l'occasione e se intendete fare shopping esclusivamente in negozio, è di recarvi 2 o 3 giorni prima dell'inizio dei saldi già nei negozi. Questo perché? Perché vedrete che i capi che vanno in saldo sono già disposti per i saldi, quindi li vedrete tutti ordinati uno dopo l'altro e proprio messi in modo differente rispetto a come vengono presentate le collezioni normalmente. Questo vi consentirà quindi di capire già che cosa andrà in saldo e se tra quelle cose c'è qualcosa che vi interessa e di sapere anche già dov'è posizionato, che sembra una scemenza, ma come vi dicevo, spesso durante i saldi si crea un caos in cui veramente è impossibile trovare anche una t-shirt bianca. Quindi sapere già all'interno del vostro negozio di riferimento dove sono collocati i capi che vi interessano è già un grandissimo aiuto.
E questa è una prima parte del consiglio. La seconda parte invece riguarda lo shopping online. Dico online perché i saldi online in realtà iniziano già dalla mezzanotte, delle volte anche dalle 22 del giorno precedente. Quindi se vi fate furbe, già la sera prima, di solito i saldi iniziano il sabato, quindi dal venerdì sera, è possibile acquistare online già a prezzo scontato, quindi già con i saldi che troverete poi il sabato mattina nei negozi. Se siete iscritti ai vari siti, Zara, H&M, Mango, eccetera, vi arriverà addirittura una mail, quindi intorno alle 10 di solito arriva questa mail con scritto «Ulala, sono iniziati i saldi!» E io vi consiglio di guardare online, perché spesso le cose che si trovano online non ci sono in negozio, quindi se proprio vi siete innamorati di un maglioncino e non siete sicuri di trovarlo in negozio, ma alle scattare delle 10 o del mezzanotte lo trovate in saldo, io vi consiglio di acquistarlo, perché per esperienza personale quello che viene esposto in saldo appunto all'inizio, nelle prime ore, non è detto che già si trovi la mattina successiva. Ve lo dico per esperienza perché anni fa, ad esempio, avevo puntato gli shorts di Mickey Mouse, era nei saldi estivi ovviamente, e erano disponibili al venerdì sera, la mattina successiva alle 8 di sabato erano già bruciati. Quindi se c'è proprio un capo che desiderate tanto, acquistatelo già a partire dalla sera prima, portatevelo a casa, poi spesso con i saldi ci sono anche le spedizioni in omaggio, quindi non lasciatevelo scappare. Il terzo consiglio è un consiglio invece più modaiolo, diciamo. Il mio consiglio quindi è: cercate di comprare capi chiave. Cosa significa capi chiave? Spesso con i saldi cerchiamo di acquistare tanti capi che sono di tendenza in quel momento, e è ok questo, ma ci rischiamo di riempire il guardaroba di capi che magari fra una stagione, due stagioni, tre stagioni non saranno più di moda. Quindi cercate di accostare dei capi che sono della tendenza attuale a dei capi che sono degli evergreen. Mi riferisco principalmente al classico pantalone nero, che non lo metterete sempre, all'abitino nero, adesso va di moda il tweed va bene perché il tweed comunque lo indosserete anche l'anno prossimo, se un abito è nero ed è semplice, comunque anche se è di un tessuto che è di tendenza ora, andrà di moda anche l'anno prossimo. Il blazer nero è un evergreen, lo metterete sempre, piuttosto che la blusa color panna molto romantica ed elegante, la décolleté, questi sono dei pezzi che non devono mai mancare nel guardaroba e che anche se acquistate ora non vi pentirete mai di averli acquistati perché li indosserete sempre. Io ho dei blazer che ho acquistato 5-6 anni fa e li indosso col passare delle stagioni, non passano mai di moda, sono proprio quel tipo di capo che deve esserci sempre nel guardaroba e che non smetterete mai di indossare. Lo stesso discorso vale per i jeans, ad esempio il jeans skinny è un evergreen, piuttosto che il pantalone palazzo, nonostante le mode cambino, quindi ci sia un periodo in cui c'è più di tendenza il pantalone skinny, piuttosto che il pantalone a campana, piuttosto che il pantalone palazzo. Amore? No! Ha interrotto sul più bello il nostro video, come mai sei già a casa? Questo rimane comunque di un'eleganza senza tempo, quindi garantito lo indosserete sempre. Un altro capo che dovete assolutamente acquistare durante i saldi, se non ce l'avete, è la giacchina Chanel, quella col collo rotondo, corta in vita, da indossare col jeans a vita alta, col pantalone elegante, è uno di quei capi che vi salva sempre. Quindi puntate sui capi basic, su quei capi che creano poi il guardaroba capsula, perché attorno a quelli potete costruire tutte delle varianti di outfit che poi prendono vita grazie appunto all'aggiunta di un accessorio un po' più di carattere o al capo un po' più stravagante. Il quarto consiglio che vi do riguarda invece i capi di tendenza. Come vi dicevo prima, il rischio molte volte di acquistare tanti capi che sono di tendenza, nel senso che calcano in maniera molto spiccata le mode del momento e che magari risultano poi complicati da indossare nelle stagioni future. Il mio consiglio è quindi quello di acquistare capi di tendenza, però con attenzione. Cosa significa? Vi faccio un esempio. Quest'anno, ad esempio, è di gran moda la tendenza dell'ecopelle, la finta pelle, quindi abbiamo visto nelle varie collezioni moda tantissimi capi in eco e finta pelle, abiti, gonne che siano corte, lunghe, midi, longhette, gonne svasate, e addirittura alcuni hanno proposto delle bluse.
Ecco, il mio consiglio è prendete queste tendenze poco per volta. Quindi, ad esempio, una buona opzione potrebbe essere quella di acquistare il leggings in ecopelle che non tramonta mai, piuttosto che la gonna, però molto molto classica. Quindi io, ad esempio, acquisterei una gonna leggermente svasata al ginocchio piuttosto che una longuette, perché sono capi che, anche se hanno un dettaglio appunto che calca il trend del momento, sono comunque dalle linee molto pulite e sono facili poi da reinterpretare con le mode future. Un altro esempio può essere quello dell'Animalier. Questo è l'anno dell'Animalier, quindi abbiamo visto sia sulle passerelle che nelle collezioni moda tantissimi capi maculati, leopardati e chi più ne ha più ne metta. Ecco, è probabile che se acquistate oggi un abito intero maculato sarà complicato metterlo gli anni prossimi. Sarà invece più facile abbinare magari un accessorio, quindi una cintura, una borsetta, un paio di scarpe. Prendetele quindi per piccole dosi, a meno che ovviamente voi non vogliate acquistare un capo sapendo che magari lo indosserete in tempi limitati. Il quinto e ultimo consiglio è un consiglio prettamente pratico e riguarda gli orari nei quali andare a fare shopping. Per evitare appunto la guerra dei mondi, il mio consiglio è questo: gli orari migliori sono dalle 9 alle 10 del mattino, quindi all'apertura, proprio quando aprono le porte dei negozi, per un'ora, perché poi veramente si scatena l'inferno, e durante gli orari del pranzo, quindi più o meno dall'una alle tre. Sono orari in cui comunque c'è un'affluenza maggiore rispetto ai giorni normali, e questo è ovvio, però è più semplice riuscire a vedere i capi e soprattutto riuscire a provare, perché il problema grosso, al di là del fatto che si crea una gran confusione, diventa veramente complicato individuare i capi che ci interessano o banalmente trovare le taglie, perché spesso poi è tutto un po' messo alla rinfusa, e diventa anche più facile poi riuscire a provare, perché le code ai camerini sono un po' più ridotte e quindi insomma la cosa si fa un pochino più semplice. L'ultimissimo consiglio, diciamo 5 bis di questo video, riguarda il fatto appunto dei camerini. Sapete che nei camerini avete un numero limitato di capi da provare, ma questo non è un problema, perché se vi organizzate con la shopping bag, tutti quanti i negozi ce l'hanno, potete tranquillamente lasciare fuori i capi in eccedenza e poi fare lo switch e provare quelli. Cercate però già di fare una buona selezione, quindi secondo un po' i criteri che vi ho elencato, secondo i vostri gusti, cercate di andare su capi mirati, evitate di tirare su di tutto, perché poi diventa molto difficile scegliere, molto difficile provare e veramente si fa tantissima confusione. Cercate quindi di andare già con le idee un po' chiare, ben sapendo poi che però di sicuro qualche extra lo acquisterete, va bene così ragazze. E niente, io spero che questo video vi sia stato utile, fatemi sapere come procede il vostro shopping, credo proprio che il prossimo video che girerò sarà appunto un video haul con i saldi. Io auguro davvero buono shopping a tutti, mi raccomando, con buon gusto. Se non siete ancora iscritte, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per ricevere una notifica ogni volta che pubblico un video. E ovviamente vi aspetto anche sui miei social, su Instagram, Facebook e 21 Buttons, tutti i riferimenti li trovate qui sotto. Grazie per aver visto il video e alla prossima, buono shopping! E ciao anche da Milù! Saluta amore! Ciao ragazze! Io non faccio shopping! Io no, ho la mamma che mi fa i maglioncini!